Stop alla tregua, ora la polizia municipale impugna il blocchetto delle multe. Ieri sera diversi piacentini sono stati sanzionati per essersi seduti sui gradini del Duomo, finendo così nel mirino della nuova ordinanza antiassembramenti del sindaco Barbieri, che vieta, sino al 15 ottobre, qualsiasi forma di permanente aggregazione sulle scalinate di Duomo, Basilica di San Francesco, portici di Palazzo Gotico, piazzette Pescheria e Plebiscito e nella rientranza di via San Siro in prossimità dell'accesso al Politeama. Il medico piacentino Alessandro Tagliaferri farà ricorso. Dopo aver preso uno yogurt nella gelateria di Piazza Duomo, con la mia ragazza ci siamo seduti 5 minuti sulla gradinata della chiesa per mangiarlo. La mia ragazza è invalida 100% in quanto ha una patologia polmonare e si sentiva stanca, tutte le banchine erano occupate, noi abbiamo visto i gradini, c'erano anche degli altri ragazzi dall'altro lato e noi ci siamo messi da soli, saremmo stati 20 metri da qualsiasi persona a mangiare uno yogurt tempo 5 minuti. In quel momento è arrivata la polizia municipale, ci ha chiesto i documenti senza dirci niente, dopodiché ci ha detto che sono 400 euro di multa a testa. Noi abbiamo subito detto con gentilezza che se non si poteva ci potevamo spostare immediatamente e poi non c'era nessun cartello da nessuna parte. Purtroppo però le due agenti ci hanno detto che la multa va fatta e basta per un'ordinanza anti-Covid. Io a questo punto ho provato a identificarmi come medico, gli ho mostrato il tesserino dell'ordine, gli ho anche spiegato il mio comunque continuo, costante impegno nel contrasto dell'emergenza, io facevo turni anche da 12 ore, però niente, non è servito a nulla. A questo punto tra l'altro ci hanno radunato creando un assembramento, facendoci firmare a tutti il verbale con la stessa penna e quindi cioè, io gliel'ho detto, nel senso perlomeno igienizzatevi le mani, non usate la stessa birra, invece niente da fare. E le proteste contro l'ordinanza Barbieri non si placano. Una piacentina ha scritto alla nostra redazione per segnalare di aver preso 400 euro di multa, nonostante la totale assenza di cartelli a indicare il divieto di sedersi sulla scalinata di Piazza Duomo. Il vice sindaco Elena Baio replica però che in questo momento non è possibile installare la segnaletica, non ce n'è la necessità, perché l'ordinanza è già stata pubblicizzata sui vari canali di comunicazione.